Ciao, allora oggi voglio aiutarmi con la storia dei tre porcellini per fare un ragionamento con te per quanto riguarda il concetto del in che modo costruiamo il nostro obiettivo, quanto può durare nel tempo. Allora, se hai qualche minuto di pazienza, cerchiamo di capire insieme quello che, a mio avviso, può essere interessante da concepire da un altro punto di vista rispetto a quello magari a cui sei abituato oggi. Allora, la storia dei tre porcellini è abbastanza facile, la conoscerai. Ci sono questi tre fratelli che devono costruire tre case. I primi due utilizzano del materiale abbastanza frivolo come la pagliuzza e degli stecchetti, che però gli velocizzano il tempo e quindi gli permettono di costruire la loro casa in maniera molto facile e veloce. Il terzo utilizza un elemento come il mattone che gli rallenta molto i lavori e poi con attenzione, parsimonia, eccetera, eccetera, sta lì e si costruisce la sua casetta. E viene anche schernito dagli altri due fratelli per la tempistica lunga che impiega. Ora, cosa succede? Che un giorno c'è chi dice il lupo con l'alito di vento, c'è chi dice una tempesta, ma poco importa. Il concetto è arrivato un soffio improvviso che ha spazzato via le prime due case, mentre la terza è rimasta completamente intatta. Perché? Perché è costruita in un certo modo. Se estrapoliamo questo concetto dalla favola e lo applichiamo alla vita di tutti i giorni, è valevole in ogni ambito. Quello che interessa a me è la parte sportiva alimentare, ovviamente. Perché dico questo? Perché molto spesso quello che tendiamo a fare è a volere dei risultati nella maniera più veloce possibile e molto spesso anche eticamente non corretta. Ad esempio, voglio dimagrire, diete estreme, utilizzo di doping, farmaci proibiti o cose di questo tipo. Voglio aumentare la massa muscolare, di nuovo utilizzo di doping, diete estreme, farmaci di qualunque tipo. Otteniamo risultati? Sì. Nel lungo periodo? Assolutamente no. E poi, comunque sia, qual è il compromesso a cui dobbiamo scendere? Perché c'è sempre un compromesso, come c'è sempre un prezzo da pagare. Quindi, se noi utilizziamo delle strategie che sono similari all'utilizzo della pagliuzza e degli stecchetti, costruiamo delle case che prima o poi vengono spazzate via, basta, basta un minimo che cambi il vento. Ovviamente questa è una metafora. Se invece noi costruiamo la nostra casa con dei mattoni solidi e ragioniamo su come fare e stiamo attenti a come farlo, ci impiegheremo più tempo? Sì, ma cavolo, qual è in questo caso il vantaggio che otterremo? Il vantaggio che otterrai tu che mi stai ascoltando in questo caso è che avrai nel tempo una durevolezza ed una longevità imparagonabile a chi ha voluto fare della propria vita una scelta nella direzione della velocità e della facilità. Per cui il consiglio migliore che posso darti è quello di non farti abbindolare dalle persone che cercano e promettono di darti dei risultati nella maniera più veloce possibile. Non è vero. A meno che tu non scenda dei compromessi che aprono delle osservazioni e dei ragionamenti in campi che non voglio assolutamente entrare. Quindi, come al solito, se vorrai, noi a Vita Mister Pietrasanta siamo disponibili ad aiutarti e darti una mano, per cui quello che devi fare è entrare nella pagina Facebook, prendere i riferimenti del caso, venirti a trovare in negozio e facciamo una chiacchierata senza impegni assolutamente. Io ti auguro una buona giornata, ti ringrazio di avermi ascoltato e a presto.